pessimista che dice: se vendessi candele il sole non tramonterebbe mai. A quanto pare invece oggi col meteo abbiamo avuto fortuna. Il sole splende alto nel cielo azzurro, non c'è nemmeno l'ombra di una nuvola e una piacevole brezza rinfresca l'aria del pomeriggio. Il tempo è perfetto per giocare una partita di pallone e, come detto, non c'è neanche bisogno delle candele. Che complesso magnifico! È sicuramente un valore aggiunto allo spettacolo che ci attende sul rettangolo di gioco. Questa squadra sa solo vincere. Sono 5 di fila e oggi tocca a loro provare a fermarli. Che sfida ti aspetti, Luca? Sì, sono un brutto cliente con cui avere a che fare e proprio nel loro momento migliore. Secondo me hanno lavorato molto sotto l'aspetto fisico e nelle ultime settimane hanno iniziato a raccoglierne i frutti. Per batterli bisognerà minare le certezze che hanno acquisito grazie agli ultimi risultati. L'allenatore dovrà fare delle scelte coraggiose oggi. L'arbitro ha già dato il via alle danze. Emerson gioca una palla lunga. Petagna a sinistra con il passaggio. Il Napoli ha prevalso l'ultima volta che queste due squadre si sono incontrate. I tifosi oggi si aspettano un'altra vittoria. La gioca sulla destra. Ecco il filtrante. Tocco preciso. Ecco il tiro. E c'è il gol del Napoli. Prima rete per il Napoli. Proprio nell'angolo. Il portiere non poteva farci nulla. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Fabian Ruiz con questo gol ha portato la sua quota stagionale a 7 reti. E passano in vantaggio. Sono partiti fortissimo. E anche oggi sono partiti male, prendendo subito gol. Scatta verso il pallone. E Meret chiude la porta. Ai, stanno correndo rischi davvero inutili. Può segnare da lì. Trova il conclusione. Ed è gol. Hanno reagito benissimo. Il pareggio mi sembra assolutamente meritato. Una conclusione assolutamente imparabile. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva. Ha colpito di puro istinto trovando l'angolo giusto. Rosi con questa rete ha aperto il conto dei gol per questa stagione. Si ricomincia da una situazione di parità. È evidente che si sono adagiati sugli allori dopo aver segnato. Anche se dobbiamo dare merito agli avversari, hanno saputo spingere forte subito. Salta e colpisce di testa. Tutto bello, ma la conclusione non va a segno. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale e grande l'occasione che sono riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più, non si può lasciare crossare con tanta facilità. Karsdor cambia gioco, riceve largo. Alex filtra la palla in profondità, si libera la grande. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. La allontana con forza. Azione fallosa e se ne avvede l'arbitro. Da lì potrebbe anche trovare la porta. Qui mi sembra un po' lontano. Forse farebbe meglio a cercare qualcuno in area di rigore. Prova la conclusione. Un'ottima opportunità che poteva anche portare al gol. La conclusione è uscita. Peccato, almeno avrebbe potuto impegnare il portiere. Petagna cerca il pallone filtrante, ma c'è il recupero della difesa. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Scatta verso il pallone. Zielinski ha provato l'azione individuale, senza successo però. Decide di sfruttare la fascia. Usai. Zielinski la mette in mezzo. La
L'autogol è sempre frustrante per chi lo fa. Ti senti in colpa per aver deluso i compagni. E con l'aiuto degli avversari sono riusciti ad andare in gol. Valero. Lorenzo Insigne. È stato accostato a diverse squadre ultimamente. Cosa ne pensi di queste voci, Luca? È in partenza, secondo te? Beh, il calciomercato è così, lo sai meglio di me. Un rincorrersi continuo di voci e smentite. In questo caso, però, penso proprio che ci sia del vero. Lui è uno dei giocatori più forti del campionato e se ci sono molti club che gli hanno messo gli occhi addosso, un motivo c'è. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Tutto bene fino però all'ultimo passaggio. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Zielinski. Non riesce a mantenere il possesso. L'arbitro fischia alla fine del primo tempo, tutti a prendere un peccato. Abbiamo assistito a un bello spettacolo. Un primo tempo di grande calcio, con attacchi vivaci, un solo gol di scarto tra le due formazioni. È stato un brutto primo tempo, anche quell'incredibile autogol che c'è stato. Speriamo per loro che nel secondo tempo le cose migliorino. Ed ecco che comincia la seconda frazione di gara. Cercheranno di rifarsi subito, gettandosi in avanti fin dai primi minuti del secondo tempo. Certo, questo è un atteggiamento che gli espone qualche rischio al contropiede degli avversari, ma credo proprio che non abbiano altra scelta. Occhio al tiro! E hanno sfiorato il gol. Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. La palla non è passata, poteva essere un'ottima occasione. L'intenzione era molto buona, l'esecuzione un po' meno. Allarga il gioco a destra. Fabian Ruiz, autore di una rete in questa partita. Petagna. La gioca in profondità. C'è Lorenzo Insigne. Karsdorp di forza. Qui può partire il contropiede. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Riceve in ottima posizione. Traversone, basso. Valero! Ci prova di nuovo. C'è il retropassaggio. Allontana il pallone. Prova a verticalizzare. Alcuni soggetti saranno sfiancati con questa marcatura personalizzata. Direi che è una soluzione prevedibile, Fabio. Forse anche tardiva, vista la capacità di creare gioco e sfornare assist che si è vista in campo. Perde il duello fisico con l'avversario. È proprio questo che devono fare, devono insistere. Sta a loro dare il massimo in questa fase avanzando il più possibile. Proprio così. Il Napoli ha la migliore difesa del campionato secondo le statistiche. C'è un'opportunità. Usai. Cerca di sfruttare gli spazi laterali. Scatta verso il pallone. Da lì può crossare. Lorenzo Insigne. Chance per tirare. Emerson. Azione determinante. Devono tentare il tutto per tutto ora.
fischio del direttore di gara, calcio di punizione. E l'arbitro facendo che il fallo è avvenuto fuori area, solo punizione. Era un'occasione pericolosa e sono stati costretti a ricorrere al fallo. Non si vuole mai arrivare a tanto, ma a volte è l'unica soluzione. E quasi sicuramente proverà la conclusione a rete. Cerci! Che meraviglia, un gol splendido! Davvero un gol bellissimo questo! Bellissimo! Un altro gol, adesso sono in parità. Una traiettoria strepitosa. Tecnicamente perfetto, non c'è che dire. Ha messo la palla esattamente dove voleva. E ha avuto subito un grande impatto sull'incontro. Come è entrato in partita? È stato un cambio veramente azzeccato. Nuovamente in parità. Non mollano mai. Questo gol darà loro una grande spinta. E se adesso provassero a vincere la partita? Una partita ricca di emozioni che ancora non conosce un vincitore. Le due squadre sono ancora in parità. Può succedere di tutto. Sì, entrambe le squadre vogliono vincere e sono soprattutto ben disposte in campo. Di solito in queste occasioni è la giocata del fuoriclasse che può decidere il risultato. Sulla destra. Valero. Usai ha capito tutto. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. Allarga il gioco. E passa! Usai. Il Napoli riprende subito il possesso della sfera. Fa avanzare la manovra. Si chiude dunque la